Ben ritrovati con il telegiornale di Canale 81 Lazio. Vediamo le ultime notizie a partire da quanto denunciato da una 14enne ieri a Roma, che è stata soccorsa nel primo pomeriggio di giovedì 11 aprile nel campo nomadi di Via Salone, alla periferia della capitale. Secondo quanto la giovane ha raccontato, sarebbe stata drogata e violentata all'interno dello stesso campo. A soccorrerla è stato il 118 che l'ha trasportata all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Sulla vicenda stanno facendo degli accertamenti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Il territorio pontino prosegue l'attività dei carabinieri per contrastare il vergognoso fenomeno delle truffe agli anziani. Nell'ultimo periodo, infatti, i militari dell'arma hanno comunque cercato di sensibilizzare la popolazione, visto che si sono verificati diversi episodi che hanno visto come vittime le persone più fragili e anziane. Tra i molteplici artifici utilizzati ci sono quelli in cui i truffatori si presentano come personale delle forze dell'ordine o incaricati di pubblico servizio per indurre le vittime a consegnare o inviare attraverso bonifici del denaro. A partire da oggi, venerdì 12 aprile fino a domenica 14, a Piazza del Popolo a Roma ci sarà la festa della Polizia di Stato, che ha compiuto di recente 172 anni. Per l'occasione ci saranno stand informativi e conferenze che coinvolgeranno la cittadinanza su tematiche che hanno a che fare con legalità, e a tenere le stesse saranno degli esperti che portano la divisa. Sarà allestito infatti un vero e proprio villaggio della legalità, e ci saranno degli stand della Polstrada, della Polfer, il Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, Unità Cinofila, Scientifica, Artificieri. E soprattutto si potrà poi anche effettuare delle visite cardiologiche e dei prelievi del sangue. Questi ultimi si svolgeranno dalle 9 alle 11, le altre, quelle cardiologiche, dalle 13 alle 18, e tutte a cura dei medici della Polizia di Stato. Passiamo al calcio, perché la Roma vince 1-0 l'andata dei quarti di finale di Europa League in casa del Milan. Decide la sfida un gol di Mancini al 17esimo del primo tempo. Il difensore giallorosso segna di testa sugli sviluppi di un corner, battuto anche in questo caso da Dybala, come nel derby. Il ritorno giovedì 18 aprile alle 21 all'Olimpico. Stasera, sempre per il calcio, si giocherà alle 20.45 l'anticipo della 32esima giornata di Serie A tra Lazio e Salernitana. Tra i biancocelesti vanno registrate anche delle defezioni, quelle di Guendouzi per un edema al polpaccio e di Luca Pellegrini per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Le loro condizioni saranno valutate clinicamente nei prossimi giorni, e le loro defezioni si aggiungono a quelle degli infortunati Provedel, Zaccagni, Immobile e Romagnoli. Questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento ai prossimi telegiornali di Canale 81 Lazio.